Immaginate questa situazione. Siete in un luogo che non avete mai visitato, oppure incontrate per la prima volta una persona. Eppure qualcosa vi dice che siete già stati lì, esattamente in quel posto, e che quella persona, non sapete perché, ma l'avete già incontrata da qualche parte. Ebbene, si tratta di una stranissima sensazione di familiarità che va sotto il nome di déjà vu, una sensazione che non riuscite a spiegare e che apre un grande interrogativo. Siamo in grado di rivivere eventi passati che non appartengono a noi in maniera, diciamo, paranormale? Oppure la nostra mente ci gioca dei brutti scherzi? Ne parliamo in questa puntata di Mind. Ciao, sono Max Vellucci e vi do il benvenuto su Mind, una rubrica dove parliamo di mente a 360 gradi. Se vi interessano questa tipologia di argomenti, mettete un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Ma veniamo all'argomento di questa puntata, il déjà vu. Déjà vu, la sensazione di rivivere un evento già vissuto? Perché succede? Scoprilo su Rieducation Channel. Déjà vu, la sensazione di rivivere un evento già vissuto, perché succede? Sono fenomeni, Vulga. Si tratta di un termine francese che significa già visto e indica la sensazione di aver già vissuto un'esperienza, di conoscere una persona che abbiamo appena incontrato, oppure di aver già visitato un luogo che si vede per la prima volta. Oppure, ad esempio, di aver già ascoltato una musica o un discorso. La parola è stata coniata dallo psicologo e filosofo Émile Boyrac nel suo libro Il futuro delle scienze psichiche e in ambito scientifico viene chiamato paramnesia e si declina appunto in tre modalità differenti: già vissuto, già sentito oppure già visitato. Una ricerca del 2003 stima che circa il 60% della popolazione abbia avuto almeno una volta nella vita una sensazione di déjà vu. E sicuramente anche voi avrete sperimentato questa strana sensazione a cui non riusciamo a dare un'immediata spiegazione. Si tratta di un fenomeno che diminuisce con l'avanzare dell'età e che risulta più presente intorno ai 20 anni. Si tratta di un'esperienza così bizzarra che alcuni ne hanno dato delle spiegazioni decisamente paranormali. Una delle ipotesi più misteriose e affascinanti riguarda la possibilità che sia il frutto di vite precedenti. Secondo questa bizzarra teoria, la persona che vive un'esperienza di déjà vu, relativa ad esempio a un luogo, ha quella sensazione perché avrebbe già visitato quel posto in un'altra vita, anche se, molto probabilmente, nella vita precedente, in quel posto c'era solo campagna, però questo è un dettaglio. Altre bizzarre teorie tirano in ballo universi paralleli oppure realtà in stile Matrix. Nel primo caso, il déjà vu sarebbe un'esperienza che un altro nostro io sta vivendo in un altro universo parallelo, ma in tempi e dimensioni differenti, o comunque qualcosa di simile. Mentre nell'ipotesi Matrix si tratterebbe di una sorta di errore del sistema. Pillola azzurra. Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Insomma, teorie molto interessanti se si vuole scrivere un libro oppure girare un film, ma decisamente poco aderenti al reale. Vediamo altre teorie che sono state tirate in ballo, ma che, anche se più verosimili, non hanno alcun riscontro scientifico. La prima riguarda la spiegazione del déjà vu attraverso il fenomeno della microepilessia. Non c'è alcuna rilevanza scientifica in questo senso e i neuroscienziati affermano che sarebbe molto poco probabile che i due fenomeni, déjà vu e microepilessia, appunto, siano legati tra di loro, vista la bassa incidenza dell'epilessia rispetto invece al fenomeno del déjà vu, che coinvolge, come abbiamo già visto, i 2/3 della popolazione mondiale almeno una volta nella vita. Inoltre, l'epilessia dovrebbe creare altre complicazioni a breve e a lungo termine, cosa che non accade in chi ha esperienze di déjà vu. Insomma, pare che i due fenomeni non siano assolutamente legati.
Un'altra teoria lega il déjà vu ai sogni. Alcuni infatti lo hanno ipotizzato come il recupero di un ricordo di qualcosa vissuto in un sogno. Ora, va innanzitutto detto che la nostra mente non trattiene il ricordo di un sogno, a meno che questo non venga raccontato o scritto appena svegli. Inoltre, per poter collegare sogno e déjà vu, dovrebbero coincidere troppe cose. Se io, ad esempio, mi trovo in un luogo nuovo e ho la sensazione di déjà vu, vorrebbe dire che dovrei aver sognato quel luogo prima ancora di averlo visitato. Insomma, siamo al limite della spiegazione paranormale. Quindi, anche se è stuzzicante cercare di trovare spiegazioni misteriose o paranormali a questo fenomeno, i ricercatori hanno provato a inquadrarlo in un contesto decisamente più scientifico. È doveroso dire che il déjà vu è un fenomeno estremamente difficile da studiare, visto che è molto difficile riprodurlo in laboratorio, e quindi risulta molto complicato poterlo ovviamente indagare direttamente, anche se sono stati fatti diversi esperimenti in merito da un team coordinato dal ricercatore Akira O'Connor dell'Università di St. Andrews. Ma possiamo dire, senza ombra di dubbio, che dal punto di vista scientifico il déjà vu è visto come una anomalia della memoria. Prima di capire bene di che cosa stiamo parlando, però, è necessario ricordare che la nostra memoria è divisa in memoria a breve termine e memoria a lungo termine. La prima è molto precisa, ma molto limitata e non duratura, mentre la seconda è decisamente più grande, ma molto molto meno precisa. La nostra memoria a lungo termine, infatti, subisce alterazioni nel tempo ed è soggetta a tutta una serie di errori che in alcune occasioni la rendono poco affidabile. Pensare infatti che il nostro sistema di memoria sia qualcosa che trattiene le informazioni in maniera inalterata è quanto di più sbagliato si possa credere. Assodato questo, il déjà vu è da considerarsi come un errore del nostro sistema di rievocazione dei ricordi. Per dirla in maniera molto semplice, quando viviamo questa esperienza, il nostro cervello crede di ripescare dalla memoria a lungo termine alcune informazioni, che in realtà però non ci sono. Ed è per questo motivo che abbiamo questa sensazione di familiarità. A dimostrazione che si tratta di un fenomeno di questo tipo, c'è il fatto che nel déjà vu, mentre la sensazione di familiarità è molto forte, il soggetto non ricorda altri dettagli sul quando, sul dove e su come l'esperienza è stata già vissuta. In pratica, ha la sensazione di aver già vissuto quell'esperienza, incontrato quella persona o visitato quel luogo, ma non ricorda altri dettagli, proprio perché quei dettagli non sono presenti nella sua memoria. Ci sono diverse ipotesi sul perché questo avvenga. Vediamo quelle più accreditate. La prima va sotto il nome di dual processing, ovvero quando viviamo un'esperienza, tutta una serie di processi cognitivi si attivano in maniera sincrona per fare in modo di registrare quanto stiamo vivendo. Accade però a volte che questa acquisizione di informazioni sia leggermente fuori fase e quindi che alcune informazioni siano memorizzate prima di altre. Quando quindi arriva il secondo blocco di informazioni, il nostro cervello trova già qualcosa memorizzato e tratta quell'informazione come se fosse un ricordo. In pratica, in queste situazioni, è come se registrassimo l'evento e l'esperienza in due modi. Prima in maniera inconscia e poi in maniera conscia. E quando quest'ultima si ritrova l'informazione già memorizzata, avviene il fenomeno del déjà vu. Un'altra ipotesi si chiama divided attention, ovvero quando ci concentriamo su qualcosa di specifico, la nostra attenzione si focalizza e quindi non percepiamo consciamente tutto il contesto. La nostra visione periferica però vede anche il contesto, vede tutto il resto e quindi la nostra mente lo immagazzina come ricordo, però in maniera inconscia. Quando torniamo a porre attenzione anche al contesto, acquisiamo nuovamente le stesse informazioni di prima, ma questa volta in maniera conscia, e questo attiva il senso di familiarità tipico del déjà vu. Ulteriori ricerche a cura del team coordinato da Akira O'Connor hanno però scoperto che durante il fenomeno del déjà vu non si attivano le aree legate alla memoria, ma solo quelle coinvolte nel processo decisionale. E pare sia proprio questo il motivo secondo il quale si ha un senso di familiarità, ma non si ricordano i dettagli dell'esperienza che si sta vivendo. O'Connor quindi considera il déjà vu come un sistema di regolazione della memoria per evitare falsi ricordi e proprio per questo si presenta di più quando si è giovani,
periodo in cui i sistemi mnemonici si stanno ancora configurando, e meno negli anziani, ad esempio, quando le capacità mnemoniche si riducono. Quando infatti c'è qualcosa del contesto che stimola la familiarità, ma non abbastanza da rievocare un vero ricordo, ecco, in quel caso si attiva il sistema di déjà vu e fa capire al nostro cervello che, anche se quello che stiamo vivendo ci sembra familiare, in realtà non si tratta di un vero ricordo. Si tratta quindi di un sistema di protezione, una sorta di antivirus della nostra mente, che ci permette di evitare di credere in qualcosa che non è reale, come ad esempio il fatto di aver già visitato un luogo, che però non è stato mai frequentato prima, di aver già incontrato precedentemente una persona, mai vista prima, o di aver già ascoltato un discorso. Ovviamente si tratta di un fenomeno molto complesso a cui non è stata data ancora una spiegazione univoca e definitiva, e che sicuramente continuerà ad affascinare e continuerà a stimolare ricerche scientifiche. Esistono però altri fenomeni legati agli errori della memoria e che hanno diverse cose in comune con il déjà vu, come ad esempio il jamais vu, ovvero l'esatto opposto del déjà vu. Jamais vu in francese vuol dire mai visto prima. Indica l'incapacità di riconoscere una persona o una situazione familiare. Anche se più raro rispetto al déjà vu, probabilmente alcuni di voi potrebbero aver già sperimentato questa strana sensazione, in cui un luogo, una persona, una parola, malgrado razionalmente sapete di conoscere, in qualche modo li percepite come elementi estranei. Ebbene, quello è il jamais vu, un fenomeno che si acuisce molto in presenza di alcune patologie, come ad esempio l'epilessia. Per poter sperimentare questa strana sensazione, il jamais vu, fate questo esercizio. Provate a ripetere a voce alta o a scrivere, meglio ancora, 30 volte consecutive, nel limite massimo di un minuto, una qualsiasi parola a voi familiare, come ad esempio porta. Alla fine dell'esperienza, molto probabilmente, questa parola perderà un po' del suo significato e la considererete molto meno familiare rispetto a prima. Penserete che non rappresenta, ad esempio, l'oggetto in questione, la porta. Quindi se ripetete porta, 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 o lo scrivete, dopo un po' non vi sembrerà così familiare. Ebbene, questo è il jamais vu. Un altro strano fenomeno legato alle anomalie della memoria si chiama presque vu, ovvero il quasi visto, detto anche sulla punta della lingua, cioè quando non riusciamo a dire una parola o un nome che conosciamo benissimo, ma che proprio in quel preciso momento, non ci viene proprio in mente. Anche qui entra in gioco un momentaneo errore della nostra memoria, che ha quell'informazione, ma in quel momento non riuscite ad acquisirla e quindi non riuscite a dire quella parola o quel nome. Nel caso dovesse capitarvi un presque vu, ecco un paio di trucchi per farvi tornare in mente la parola o il nome. La prima tecnica consiste nel distrarvi. Se non vi viene in mente qualcosa, non sforzatevi troppo, fate altro e vi accorgerete che poco dopo recupererete l'informazione. L'altra tecnica, non so se esiste, non so se l'ho inventata io, ma a me funziona sempre, consiste nel ripetervi a mente o ad alta voce l'alfabeto, dalla A alla Z. Quando arriverete alla lettera con cui comincia la parola o il nome che volete ricordare, avrete la sensazione che sia proprio quella la lettera con cui inizia la parola o il nome. Basterà quindi ripetere quella lettera più volte nella vostra mente per recuperare il ricordo. Insomma, tutto questo per dire che la nostra mente è uno strumento straordinario che però a volte ci gioca dei brutti scherzi. Oddio, l'ho già detta questa frase l'ho già detta? Come se l'avessi... Finisce anche questa puntata di Mind sulle illusioni della memoria, ma voi ovviamente non dimenticatevi di mettere un like al video, di condividerlo magari sui social e di iscrivervi al canale. Ovviamente ricordatevi di attivare sempre la campanellina per le notifiche. Scrivete nei commenti qui sotto se avete mai sperimentato fenomeni di déjà vu o di jamais vu e ovviamente ci vediamo nella prossima puntata di Mind.